Bentrovati ad una nuova edizione di Medical News, il TG della salute di Medical Excellence TV. In apertura, antidepressivi nemici dei denti. Se l'impianto dentale fallisce, non prendetevela subito col dentista. Potrebbe infatti anche essere causato dall'assunzione di antidepressivi, sempre più spesso usati per trattare l'ansia o il dolore cronico. È quanto sostiene uno studio della Buffalo University negli Stati Uniti, che mostra come chi fa uso di questi farmaci vede aumentare di 4 volte il rischio di un insuccesso. Analizzando i dati delle cartelle cliniche il cui impianto non era andato a buon fine, si è visto che il 33% utilizzava antidepressivi. Questi farmaci, infatti, utilizzati da milioni e milioni di persone in tutto il mondo per gestire l'umore e le emozioni, provocano la diminuzione della regolazione del metabolismo osseo, fondamentale in caso di impianto, poiché un nuovo osso deve formarsi per assicurarne il fissaggio. Almeno 500 i partecipanti al convegno per il pedagogista clinico risorsa nella società della solitudine, che si è tenuto il 5 marzo all'Hotel Nettuno di Catania, una giornata di lavoro dedicata a raccontare questa nuova professione, giunta al quarantennale della sua nascita. Tra i relatori, due capisaldi della pedagogia clinica, come il professor Guido Pesci e il professor Giuseppe Maria. L'evento ha tratteggiato linee guida e prospettive della pedagogia clinica nel rapporto con le istituzioni pubbliche, sanitarie ed educative, oltre che dalla realtà della pedagogia clinica italiana rappresentata dal professor Marta Mani e da operatori del settore in Sicilia, molti anche gli interventi dal mondo giuridico con la relazione di esponenti del foro Etneo e della dottoressa Marisa Scavo, procuratore distrettuale aggiunto della Procura della Repubblica di Catania, dal mondo della medicina con i pediatri, neuropsichiatri e neurofarmacologi, e dal mondo dell'istruzione. E a tal proposito sentiamo Aurelia Billa, pedagogista clinica e dirigente scolastica, che ha curato l'organizzazione di questo convegno. Abbiamo avuto un afflusso di persone che hanno veramente partecipato, ascoltato, interagito e sono felice perché alla fine si è riusciti a fare quel lavoro di grande confronto, di voci autorevoli e di possibilità di confronti in ogni ambito. Sono veramente contenta anche per quel risultato di cui parlava lei, cioè questo intessere nuove possibilità operative per il pedagogista clinico nell'ambito anche della giurisprudenza, no? Anche della medicina, perché no? E soprattutto sempre, comunque, nell'ambito dell'istruzione e della formazione. Io ringrazio veramente di cuore l'AMPEC perché mi ha dato la grande possibilità di mettermi in gioco, ma l'ho fatto veramente col cuore per dare visibilità finalmente in questa terra che a volte è isola ma troppo isolata dal resto dell'Italia, questa possibilità di poter apprezzare questa peculiarità del pedagogista clinico. Dico sempre, un professionista che è veramente in aiuto alla persona. E da Catania passiamo a Siracusa. In occasione dell'inaugurazione della nuova apparecchiatura di alta tecnologia diagnostica PET-TC, la prima in provincia di Siracusa, nonché la ristrutturazione e adeguamento del reparto ospitante di medicina nucleare dell'ospedale Umberto I, abbiamo intervistato il presidente della Commissione Sanità ARS, il dottor Giuseppe Di Giacomo, e a lui abbiamo chiesto un focus su queste nuove tecnologie che vengono offerte alla cittadinanza. In tutte le ASP della Sicilia, adesso come dire, anche le aree che non erano provviste di questa tecnologia all'avanguardia, saranno ecco, nel giro di qualche settimana tutte operative, quindi compresa Ragusa, c'è stata già Caltanissetta e così via dicendo. Questa è una programmazione del 2010 che ha investito la Commissione, di cui allora ero membro, e che devo dire per la verità ha avuto tempi di esecuzione perfettamente aderenti con le direttive europee. Questo è un elemento di grande importanza perché questo tipo di diagnostica e le radioterapie sono state nel tempo una ragione di mobilità infraregionale ed extraregionale molto potente che è costata alle ASP, alla regione siciliana, milioni e milioni di euro. Quindi in questo modo noi raggiungiamo un doppio risultato, di risparmiare e di tenere i cittadini vicino alle loro case quando insomma, ci dovesse essere questo tipo di problematica sanitaria molto, molto invasiva e molto pesante. Oggi la sanità siciliana ha tutte le legittime ambizioni di sfidare i tempi contemporanei attraverso un processo di riconversione, di rilancio del servizio sanitario, del benessere del paziente, che possa riuscire a contenere i costi di una mobilità passiva che purtroppo ammontano ancora a centinaia di milioni di euro. Cambiamo argomento.
Avere una buona forma fisica da giovani diminuisce le probabilità di ammalarsi di diabete da adulti o comunque ne posticipa l'insorgere. A indagare il ruolo del fitness nella prevenzione di una patologia diffusissima è stato un team di ricerca del Dipartimento di Medicina della Stanford University di California. Lo studio ha analizzato i dati relativi a oltre 1,5 milioni di militari di leva svedesi. Il team ha scoperto che, indipendentemente da peso, contesto economico, storia familiare, minore forza muscolare, minori capacità cardiorespiratorie, andavano di pari passo con un maggior rischio di diabete di tipo 2 da adulti. L'allenamento fisico, infatti, oltre a ridurre la quantità di grasso, migliora la crescita delle fibre muscolari, aumentando l'utilizzo di glucosio e aiutando a tenere sotto controllo l'insulina. Questa è la nostra ultima notizia, grazie per essere stati con noi anche oggi. Noi vi ricordiamo che potete seguirci anche al nostro portale web di benessere e salute all'indirizzo che trovate alle mie spalle. Alla prossima!